Sì, una giornata storica direi per la Cena delle Marche, per la prima volta nella lunghissima storia della nostra organizzazione l'Assemblea Nazionale della CNA viene fatta nella nostra regione, quindi uno sforzo organizzativo enorme che ci sta ripagando. Da voci in questi giorni nelle riunioni, questa sarà la più grande come partecipazione probabilmente all'Assemblea Nazionale di tutta la storia della CNA, quindi 5.000 persone, tanti delegati da tutta Italia a rappresentare con orgoglio la micro, piccola e media impresa che è la vera spina dorsale dell'economia del nostro paese, e poter incontrare direttamente i massimi esponenti del governo è una grande soddisfazione, più che altro per portare come sempre al fianco delle imprese le loro istanze. Come vi renderete conto, la lunga ma anche molto precisa relazione del nostro presidente Vaccarino sarà molto tematizzata su quelli che sono ormai gli elementi storici delle nostre rivendicazioni al governo: la tassazione, la burocrazia, tutta quella serie di inciampi tra virgolette che rendono difficile in Italia essere imprenditori. Noi con molta moderazione come sempre, con grande senso di responsabilità e anche di accoglienza, però sulle posizioni molto ferme e rigide, perché ci rendiamo conto di essere al fianco degli imprenditori negli anni più difficili della loro vita imprenditoriale e saremo sempre qui a combattere per loro con giornate come oggi, in cui il senso di appartenenza a una grande organizzazione come la nostra fa davvero venire i brividi e ci fa essere orgogliosi tutti i giorni di fare questo lavoro.